quando siamo arrivati non sapevamo neanche cosa fare, ci guardavamo intorno, non si capiva, attendavamo ordini, qualche cosa, qualcuno che ci dicesse qualche cosa. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Vajont. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Vajont. Abruzzese, come il sottoscritto, è di stanza presso la caserma Fantuzzi di Belluno ed è tra i primi soccorritori ad arrivare a Longarone la notte del 9 ottobre 1963. Signore e signori, abbiamo il piacere di avere con noi oggi Vittorio Valentini. Benvenuto Vittorio, come va? Abbastanza bene. Grazie per essere Abbastanza con noi bene. oggi. Grazie, grazie. Vittorio, tu all'epoca del disastro avevi 24 anni e stavi svolgendo il servizio militare come sottotenente presso la caserma Fantuzzi di Belluno. Ci racconti cosa ricordi di quel periodo della tua vita? Ma quello è stato un periodo, diciamo, prima della catastrofe, un periodo bellissimo perché ho conosciuto la montagna, la vera montagna, le Dolomiti, che sono tra le più belle montagne, e quindi, diciamo, la mia vita trascorreva nel migliore dei modi. Fino a quando una mattina, andando in caserma, vidi tutto in subbuglio e c'erano preparativi che proprio non era ordinaria amministrazione, sicuramente. Quindi siamo saliti tutti sui camion, siamo partiti e siamo andati alla volta di Longarone, che dista una quindicina di chilometri da Belluno. E quando la strada si è interrotta, perché evidentemente c'era già il disastro molto prima di Longarone, ci si è prospettata una visione il cui ricordo non lascia spazio neanche all'immaginazione. È un qualche cosa che è difficile da raccontare, anche perché la mia sensazione è quella di vedere un orizzonte grigio, ecco, tutto grigio. Il grigio era dato dalla melma e dai sassi sparsi ovunque, l'assenza delle case, la presenza solo di un campanile che miracolosamente in tutto il paese di Longarone si è salvato, e questo molti dicono che sia stato un miracolo. Quindi una giornata che è iniziata in questo modo, quindi ci siamo messi in marcia per raggiungere il luogo proprio a piedi quando siamo arrivati non sapevamo neanche cosa fare, ci guardavamo intorno, non si capiva, attendavamo ordini, qualche cosa, qualcuno che ci dicesse qualche cosa. Alla fine abbiamo fatto avanzare fra tutti i badili. Ecco, i badili erano quelli che ci servivano, pale e badili. Era l'unica cosa, è metterci a scavare, a vedere cosa c'era sotto. Quindi questa è stata la prima impressione. Le impressioni successive sono veramente, come dire, non dimenticabili. Ricordo le prime persone accorse, ed erano le persone, i familiari delle vittime, naturalmente, che erano assenti da Longarone, si sono precipitate e venivano presso di noi a indicarci dove stava la loro casa, orientativamente, e ci facevano scavare in quei punti dove ritenevano che ci potevano essere i corpi dei loro familiari. Quindi la giornata è andata avanti in questo modo. Gente che veniva dalla Svizzera, gente emigrata, che veniva dalla Germania,
diciamo, la giornata è andata avanti in questo modo. E gli altri giorni successivi un po' anche così, però ci siamo poi organizzati meglio. C'era, mi ricordo, il comandante generale, allora si chiamava generale Ciglieri, che era il comandante del quarto corpo d'armata, il quale insieme a me, che ero un semplice sottotenente, ed altri militari, chiunque essi siano, ci siamo affrettati ad andare in giro per i paesi rimasti ancora in piedi a cercare le bombole, prima di tutto per far scaldare le persone che stavano lì, perché insomma, anche se erano i primi di ottobre, ma già faceva un po' freddo, e poi per far da mangiare, cercare di attrezzarci per andare avanti nella giornata. Questo è il ricordo dei primi giorni. I primi giorni sono stati molto, molto, molto terribili, direi, terribili in ogni modo, perché poi scavare, trovare i corpi erano tutti nudi, assolutamente nudi, senza nulla addosso, perché la potenza delle acque ha tracciato tutto. Tutti recavano, quelli che ce l'avevano, solo un anello al dito. E quindi poi nei giorni successivi, diciamo che l'organizzazione è diventata un po' più efficiente, arrivarono anche le truppe americane che erano in stanza in provincia di Vicenza, vi ricordo, con i loro elicotteri, eccetera. Anzi, ci fu anche un disastro con un elicottero americano che cadde per via di una teleferica che c'era, che non sapevano l'esistenza, e le pale dell'elicottero andarono a cozzare contro i fili di questa teleferica. E quindi, diciamo, le giornate erano fatte così. Quindi è difficile da raccontare, poi è difficile da raccontare, perché sono stati d'animo. Gli stati d'animo, sai, richiedono insomma molta, molta concentrazione per poterli esprimere. Assolutamente. Se posso fare un passo indietro e tornare alla notte del disastro, in una certa misura tu puoi essere considerato un superstite, in quanto quella sera avresti dovuto essere dalle parti della diga. Come mai invece sei rimasto in caserma? Sì, beh, insomma, questa è un'altra cosa. Mi sento miracolato dal fatto di non essermi trovato al centro della catastrofe. Difatti, per quella sera era organizzata una cena con i dipendenti della TADE. La SADE era la società costruttrice della diga, e quindi avevano dei rifugi lì in montagna, avevano gli uffici proprio sulla diga, ed era proprio nel magazzino di questa ditta, proprio messa sulla diga, che lì dovevamo stare quella sera. Se non che nei giorni precedenti avevo avuto molto da fare in caserma, e la sera prima del disastro ero molto stanco, per cui quando un collega che aveva preso il mio posto come ufficiale di picchetto mi aveva telefonato per dirmi che ci poteva essere anche una visita da parte dell'ufficiale di servizio, che era un capitano, che veniva a vedere se ero in casa, soltanto perché ci poteva essere qualche necessità. E allora io mi tolsi, mi spogliai, ero a casa, abitavo fuori dalla caserma, mi spogliai, ero già pronto per andare sulla diga, e mi mise a dormire senza andare neanche a mangiare. Questo mi ha salvato la vita, questa è la cosa. Naturalmente di quei soldati, di quegli amici che erano lì sulla diga, non si è saputo assolutamente nulla, né si è trovato assolutamente nulla, anche perché dove erano loro la violenza dell'onda era la massima proprio, quindi saranno stati catapultati sulla montagna di fronte e poi sbalzati chissà dove.
Altro ricordo molto sentito è quello che io stavo lavorando sul greto del Piave con alcuni soldati che nei giorni prima avevo portato il materiale per costruire un ponte, e un ponte che è tutto in ferro, che è solo da montare, non è da costruire. Avevo tenuto un corso ai militari che dovevano poi avere il grado di sottufficiale, mi pare, una cosa del genere, e dovevamo fare una dimostrazione appunto nella costruzione del montaggio di questo ponte. Quindi il giorno prima io ero andato con due alpini e con tutto il materiale da ponte, al seguito con i camion li abbiamo depositati lì sul greto del fiume, perché il giorno dopo dovevamo montarlo, e la sera ho lasciato a guardia del materiale due alpini. Naturalmente questi due alpini, anche loro, non abbiamo avuto nessuna notizia, né abbiamo trovato assolutamente nulla. Forse una giacca a vento, ma non era sicuro. E quindi il ricordo è stato ancora più triste, perché i giorni successivi sono venuti i genitori di questi due ragazzi in caserma per così accertarsi di quello che potevano accertare, ma non potevamo dare nessun conforto, e una madre di uno dei due ragazzi, piangendo, mi chiese perché avevo scelto suo figlio. A questa domanda ancora oggi non so. Io risposi che avevo scelto suo figlio perché era uno dei migliori, anche sotto il profilo comportamentale, che insomma dava una responsabilità stando a guardia del materiale da ponte, e quindi poteva essere orgoglioso questa madre di questo figlio. Un dolore, immagino. Anzi, non, penso che sia un dolore impossibile da immaginare, quello della perdita di un figlio da parte della madre, quindi sono davvero senza parole. Facendo, diciamo, un passo avanti, tu raccontavi che vivevi in una casa fuori dalla caserma. Sì. Dopo la notte del disastro tu eri a casa e hai dormito. La mattina dopo ti sei recato in caserma, c'erano già i preparativi per andare a Longarone, o sei stato avvertito durante la notte che bisognasse andare a Longarone? Durante la notte non ero stato avvertito, perché diciamo nella confusione non si sapeva neanche cosa fare, anche perché le strade erano interrotte. Chiaramente si erano messi in marcia alcuni reparti, quelli che diciamo erano più disponibili al momento, ma in ogni caso diciamo che l'urgenza non c'era più, perché era un fatto che si è concluso in poco tempo, purtroppo, e ha distrutto tutto. E quindi, però, alcuni reparti erano già partiti nella notte, ma il grosso sono partiti poi tutta la mattina successiva. Ed è stato tutto il quarto corpo d'armata a muoversi. Immagini che un corpo d'armata, io non lo so, sarà stato formato un qualcosa di 3-4 mila militari, sono stati messi tutti in allarme e si sono mossi tutti. Poi, naturalmente, quando siamo arrivati ingombravamo un po' gli spazi, e allora la cosa è stata ridotta soltanto alle necessità che erano grandi necessità, erano, però ecco, poi
la cosa è andata avanti con la costruzione di una strada, quella che si chiama ancora l'Alemagna, che non esisteva più. E io che facevo parte proprio del Genio Pionieri e quindi era il reparto più adatto alla costruzione di una strada, mi sono dedicato a questo, ecco, più che altro, poi successivamente. Questo è quanto. Ci raccontavi che sei stato a Longarone per diversi giorni, ma poi per quanto tempo sei rimasto lì e come si sono organizzati i soccorsi da quella mattina in poi? A Longarone noi la sera ritornavamo, perché appunto c'erano soltanto 15 chilometri di distanza, una volta ripristinate diciamo, i collegamenti, sia pure così in modo provvisorio, perché la strada era una, insomma, si era fatto quello che si poteva fare, tornavamo sempre in caserma. Però ecco, io sono rimasto, andavamo tutti i giorni e andavamo a Longarone. Io avrei dovuto licenziarmi a dicembre di quell'anno, se non che il generale di brigata ci chiese se volevamo rimanere volontariamente. Io dissi di sì e così sono stato lì fino a circa la metà di febbraio, un mese e mezzo oltre il periodo di ferma. Sono stato lì, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio e un po' di febbraio, ecco, sono stato moltissimo tempo. Questa è la mia storia legata a Longarone. E da lì in poi com'è proseguita la tua vita e che impatto ha avuto quella notte su di te? Dunque, la mia vita è proseguita, diciamo, normalmente, ma con un segno indelebile. Ecco, l'immagine del disastro di una vallata grigia, dei corpi nudi. Ecco, questa è l'immagine che mi rimane. Questa immagine è confortata dalle immagini delle Dolomiti. Io non ero un montanaro, quindi io avevo scelto di andare a Belluno solo perché, anzi, ero contrario addirittura ad ogni forma di militarismo, per cui parlo degli anni 60 e quindi sappiamo di cosa parliamo. E quindi scelsi Belluno soltanto perché era una regione che non mi era mai passato per la mente. Belluno, chissà che città è, no, poi stavo vicino alle Dolomiti, ma andiamo a vedere. Così, dovendo fare questo servizio, scelsi Belluno per questo motivo. E lì ho conosciuto le Dolomiti e quindi, diciamo, assieme al ricordo di cui ho parlato prima, funesto, di questa tragedia, c'è il ricordo delle Dolomiti che poi ho frequentato anche successivamente, che mi ha fatto conoscere la montagna e i valori che la montagna porta con sé. Questo è qua. Sono diventato un vero alpino. E dopo quel periodo, adesso facevi riferimento al fatto che sei tornato sulle Dolomiti, ma sei più tornato a Longarone? Hai mai partecipato alle celebrazioni del 9 ottobre? Sì, a Longarone sono stato ultimamente il 9 di ottobre scorso, 2023, appunto che c'era il 60° anniversario e quindi c'è stata una celebrazione in cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica con un discorso molto, molto, diciamo, discorso che ha toccato i sentimenti di tutti noi. Il Presidente ha interpretato molto, molto, molto bene quali sono i sentimenti poi anche degli alpini che hanno partecipato a questo soccorso e qual è stato il risultato della loro opera. Che, insomma, portare conforto a una popolazione quelli rimasti ma che non erano lì a Longarone, perché la popolazione non c'era più, un paese di oltre 2.000 abitanti che sostanzialmente non esisteva più. E quindi è
stata una bellissima manifestazione e molto ben organizzata e partecipata soprattutto sia dalla popolazione della vallata sia anche da tutti gli alpini che hanno partecipato e oltre agli alpini anche i vigili del fuoco e tutti quelli che parteciparono ai soccorsi immediati di allora. Diciamo, l'obiettivo di questa serie di episodi che io sto realizzando è quella di parlare del disastro del Vajont per farlo conoscere quanto più possibile e cercare di imparare dagli errori commessi affinché tragedie del genere non si ripetano mai più. Quale pensi sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro? Mantenere viva la memoria ritengo che sia, io ho cercato di mantenerla viva e di infonderla anche a chi mi circonda. Io vivo in Abruzzo e quindi diciamo sia il sentimento dell'alpinità sia questa tragedia che diciamo è avvenuto in un territorio lontano e attualmente lontano anche nel tempo. E, insomma, molte volte si parla di un qualche cosa che non si afferra bene, nel senso che chi ascolta sa di Longarone, molte volte sa di Longarone, sa pronunciare Longarone, ma ecco, sa che forse che è un paese, ma non sa bene che cosa è successo, ecco. Quindi bisognerebbe innanzitutto nelle scuole infondere nelle scuole il sentimento, quello di partecipare e di, agli eventi che accadono, che gli accadono intorno e di prestare soccorso quando c'è bisogno, ma infondere un sentimento, quello dell'altruismo, questo è quello che si dovrebbe fare, raccontando questa storia, che è una storia che insegna tantissimo, tantissimo a tutti noi. Perfetto, grazie per essere stato con noi, Vittorio, grazie davvero. Grazie. Grazie a te, Andrea, sei stato molto gentile e apprezzo il tuo lavoro che stai facendo ed è un lavoro veramente che lascerà una traccia, sicuramente. Grazie. Grazie ancora, Andrea. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese. Saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del Vajont.